Do you feel the pull? Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio presentarvi un giochino che tra l'altro mi è stato proprio consigliato da alcuni di voi e che effettivamente, non c'ho più la voce, che effettivamente è molto molto interessante ragazzi. State già vedendo il titolo lì alla mia sinistra per voi, si chiama Wild Clash ragazzi. Che cos'è Wild Clash? È un altro Battle Royale game, quindi uno sparatutto in poche parole, che ricalca molto molto fedelmente le meccaniche di gioco del famoso Brawl Star, quello di Supercell, la stessa casa produttrice di Clash Royale. Sappiamo tutti, qua mi rivolgo ai ragazzi che come me giocano a Clash Royale, che sono mesi oramai che Supercell continua a posticipare il rilascio globale di Brawl Star. Sinceramente ne sono passati più di 6, mi sembra, non lo so, a parer mio un pochettino esagerato. Per questo ragazzi l'alternativa Wild Clash, per chi ama e comunque abbia già avuto modo di vedere il gameplay o proprio provato Brawl Star, può tranquillamente andare ad orientarsi su questo Battle Royale game 3 versus 3. Anche qua ragazzi, questa è la schermata principale, la stiamo vedendo coloratissima, molto molto bello, e abbiamo già la scelta dei server. Ovviamente se siamo in Europa, come vedete, abbiamo un ottimo ping, 17 millisecondi, andiamo a mettere sempre il server europeo. Andiamo a cliccare su inizio, clacala, su inizio, e questa ragazzi è la schermata principale che si presenta. Come vedete in alto a sinistra il logo del nostro personaggio, il livello con i punti esperienza, intuitivissimo, le monete, i diamanti, non ve li spiego neanche, la rotellina, andando ovviamente tutto a destra per le impostazioni, quattro cacate che non ci interessano neanche. Queste ragazzi sono le arene, quelle che sto muovendo: Roll Ball Dungeon, difesa primavera, afferrare campo di grano dorato. Ragazzi vi prego, scaricatelo solo per le traduzioni in italiano, c'è un po' di spagnolo italiano messo assieme, un divertimento anche solo leggere quelle. Come vedete ragazzi le arene hanno un countdown vicino, lì a destra dove ci sono le varie coccarde, quella verde, quella arancione, quella blu, c'è appunto il tempo che dura un giorno, 24 ore, 23:59. Ogni volta che si azzera il countdown cambiano le arene, ma ovviamente la modalità di gioco resta invariata per quanto riguarda il numero di personaggi, ma cambia invece ragazzi da arena in arena, e questo è il bello. Andiamo sotto ragazzi, ci sono i 5 pulsanti semplicissimi, intuitivissimermi. Il primo, lo shop, patan, abbiamo il tesoro che sono quello che compri con i gold del gioco o con i diamanti. Attenzione, le gemme, come lo shop, molto semplice ragazzi, lo si capisce. A sinistra, spostandoci di un bottone, i miei eroi. Come vedete ragazzi, qua ci sono un sacco di eroi, al momento ne vediamo 9, ma credo ce ne siano ben di più. Sono 3 di default, quindi abbiamo il bambino qua, il tipo con la faccia ambigua e l'altro tipo con la faccia ancora più ambigua. Se poi guardiamo sotto ragazzi, gli altri 6 sono con il lucchetto. Per andare a sbloccarli, ad esempio questo è il capocuoco, servono 10 pezzi del puzzle, quelli che vi sto selezionando qua in alto a destra, e andiamo a vedere qua, si sblocca con 10 pezzi del puzzle rosso. Non mi chiedete ancora come si fa, perché non lo so. Se invece andiamo sul nostro eroe, come vedete ragazzi io sto giocando con questo qua e sto farmando esperienza con questo, lo vediamo dalla barra sotto dove c'è il diamante con il numero 1, abbiamo sotto 3 skill per ogni personaggio. Qua abbiamo la salute con una pozione che è quella che vi sto bumpando adesso, la vedete di fianco al tasto, di fianco al pezzo del puzzle rosso. Con una pozione noi possiamo aumentare la salute, in questo caso del nostro personaggio, da 700 a 735, possiamo aumentarne l'attacco, possiamo aumentare anche la abilità speciale, in questo caso lui lancia le bombe. Poi abbiamo le skin
del personaggio con 50 gemme, ragazzi, Prot si va a modificare. Per il momento abbiamo quello di default e nella classifica globale vediamo se siamo posizionati in una buona posizione. Centralmente abbiamo visto già le dungeon e non è già finita, ragazzi, perché ci sono i clan, quindi si possono creare clan da 20 membri l'uno. Ci sono già dei clan italiani, ma siamo ancora come al solito indietro anni luce. Vi ricordo che è un gioco che è stato scaricato non più da 15.000 persone, quindi bau fresco. E poi la TV, che ancora non è abilitata, ma loro te la piantano lì, che dicono noi lo faremo, poi vedremo quando, in base a come va. Direi di non perdere tempo, andiamo nella Roll Ball Dungeon e andiamo a vedere proprio una partita. Dobbiamo selezionare il nostro personaggio, io vado avanti con il mio Sgrangrongrol e aspettiamo un secondo, a volte ci vuole anche un minuto. Questo appunto è il bello, non è ancora diffuso, quindi si gioca in pochi, però ultimamente si sta velocizzando. Allora, questi siamo noi. Spariamo le pallette. Dobbiamo, attenzione, quelli rossi sono loro, appena ci colpisce una palletta, ragazzi, siamo distrutti. In alto a destra invece vediamo il nostro, la nostra classifica. Tre palle alla volta, vediamo sopra la barra della salute del nostro personaggio che è 500, vediamo dei cosi arancioni che vanno a ricaricarsi. Grande kill dello Xuderino. Questo era imboscato. I cosi arancioni che vanno a ricaricarsi sono il numero di palline che possiamo sparare. Questo vale per questa modalità che stiamo provando, magari nelle altre. Attenzione, guarda il camperone, guarda il camper, ragazzi, è più grande di un camper, incredibile. Attenzione come spara bene, lo vedete, quelli rossi sono i nemici. Prot, grande, andiamo a killarlo così, ragazzi. Giocateci adesso perché sono ancora nabbi. Io sto giocando da Blue Stack, ma voi potete tranquillamente giocarci con Android. Poi non è neanche così tanto pesante, assolutamente, come si dice, comodo da scaricare. E noi andiamo così di prepotenza, guarda la kill, look my kill, ragazzi. Attenzione, ricaricamento, va a ricaricare, andiamo a coprirci, siamo ovviamente ultimi come al solito, ma come vedete, ragazzi, abbiamo là davanti un altro tizio. Buono così, riusciamo a evitare, andiamo a tirare le ballette, si killano anche tra... ah no, è un tutti contro tutti, è vero, questa è una modalità tutti contro tutti, ragazzi. Buono così lo shooter che va a killare come i pazzi. Occhio che ne entra uno, gli piantiamo due palline, credo che non siano buone. Sono accerchiato, bravissimi loro, sono sempre ultimo, porca miseria. Però ragazzi, è finito, non dura neanche tanto il livello, vince non si sa bene chi. Noi prendiamo dei punti esperienza, siamo a livello 2 con il profilo globale, abbiamo perso in realtà meno 2 punti con il nostro personaggio, quindi se siamo bassi nella classifica perdiamo i punti esperienza relativi al nostro eroe, mentre in qualsiasi caso chiudiamo la classifica prendiamo dei punti esperienza per il livello del personaggio e dei soldi. Beh ragazzi, questo era tutto quello che volevo farvi vedere su Wild Clash. Sono molto molto desideroso di vedere i vostri commenti qua sotto, in modo che mi dite, mi facciate capire se volete magari introdurlo come nuova serie del canale. Vi basta solo lasciare un bel like, iscrivervi al canale e commentare qui sotto la vostra opinione. Io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, noi ci vediamo presto, ciao!